Noi come più vecchio centro interdipartimentale di ricerca della Federico II lavoriamo moltissimo nel campo della terza missione, lavoriamo nell'ambito di una visione di università civica e impegnata, il modello della Civic and Engaged University, che prevede un rapporto forte e strategico da parte delle strutture universitarie con la società civile, quindi con associazioni, organizzazioni no profit, associazionismo, forze sociali, organizzazioni culturali. In quest'ambito abbiamo stabilito di fare un accordo di portata strategica con una associazione come Sciacca di Scienze, che ha matrice federiciana, non a caso la guida l'amica e collega Cinzia Farago, che ha una valenza. Lei e l'associazione che presieda e guida in maniera eccellente ha una valenza enorme sulle tematiche della difesa dell'ambiente, della circular economy e di uno sviluppo sostenibile, rispetto al quale o le nazioni del pianeta si attrezzano in maniera razionale, logica e politica, altrimenti avremo da fare i conti con un pianeta che si sta già ribellando a manomissioni, alterazioni e al continuo di un modello basato sull'uso intensivo dei combustibili fossili, che è alla base di gran parte dei disastri ambientali. Sciacca di Scienze è una grande opportunità, la disseminazione scientifica particolarmente riferita all'ambiente è necessaria oggi ed è necessario che noi ricercatori ci facciamo in prima persona carico di dare una corretta informazione, perché l'eccesso di informazione non controllata può essere addirittura un boomerang per la scienza. Quindi il CNR, ma anche le associazioni che rappresento, come l'Associazione dei Tecnici Italiani per l'Ambiente, l'Associazione delle Bioplastiche, sono fortemente impegnate a utilizzare il canale che Sciacca di Scienze offre per comunicare opportunamente i materiali sostenibili per l'ambiente e le tecnologie per un futuro pieno di rinnovabili e non più dipendente dal petrolio. Oggi Sciacca di Scienze aderisce al Friday for Future, questo movimento ambientalista avviato dalla giovane sedicenne svedese Greta Thunberg, che in particolare oggi 15 marzo si è esteso con moltissime manifestazioni in tutto il mondo contro i cambiamenti climatici e per lo sviluppo sostenibile. In particolare con Sciacca di Scienze vogliamo dall'università realizzare un evento, invece che scendere in piazza come università che rappresenta il luogo del sapere aperto a tutta la collettività, l'evento si realizzerà qui, ma ovviamente con un'apertura a tutti i cittadini, in particolare agli studenti universitari. Il tema che affrontiamo in questo caso, nell'ambito del problema dell'inquinamento ambientale e della necessità dello sviluppo sostenibile, è quello dell'emergenza plastica, della quale ci siamo occupati moltissimo negli ultimi tempi, e ci soffermeremo sulla plastica Free Day, invitando studenti universitari e cittadini a essere plastic free almeno per un giorno, il venerdì, in occasione appunto del Friday for Future. Oggi è un giorno importante per noi, sia per questo movimento che spazia dagli studenti delle scuole superiori agli studenti universitari, ai cittadini fuori o dentro le università e nelle piazze, ma anche perché Sciacca di Scienze firma il protocollo d'intesa con il centro interdipartimentale LUPT Raffaele D'Ambrosio della Federico II, il laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale della Federico II, con cui realizzeremo delle sinergie negli ambiti della divulgazione, della sensibilizzazione ambientale, della formazione, l'informazione e l'internazionalizzazione, che è molto importante perché l'urbanistica nell'ottica dello sviluppo sostenibile per la creazione di una biopolis, di una polis bio, è un obiettivo ambizioso ma importante per Sciacca di Scienze.